Agrigento si conclude oggi al Pala Congressi al Villaggio Mosè un convegno nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sul tema commercialisti e imprese, un binomio per la crescita. Partecipano circa 1000 professionisti economici provenienti da tutta Italia. Si è creata un po' questa anomalia nell'ambito del settore fiscale dove il nostro lavoro per i clienti, il nostro lavoro per aumentare la cultura, diciamo, fiscale nel paese ha portato grandissimi benefici allo Stato in termini di riduzione di costi, ma noi non abbiamo visto nessun tipo di, spesso neanche rispetto per le funzioni che svolgiamo. Questo l'abbiamo detto più volte e quindi abbiamo chiesto in maniera chiara maggior rispetto per questo ruolo che svolgiamo e anche maggior ascolto magari per le competenze che abbiamo. Il tema dell'abbassamento delle tasse, la flat tax, comunque era un tema che doveva portare a questo, no? L'obiettivo era quello di abbassare le tasse perché poi alla fine le pagassero tutti e inasprire le sanzioni perché non le paga. Ovvio che ci sono delle difficoltà nel bilancio dello Stato per affrontare una manovra così forte e noi abbiamo evidenziato che forse bisognava usare un pochettino di più in questa manovra rispetto a quella che sono, diciamo, solamente riferiti all'aumento della spesa. Il convegno segna un momento importantissimo per la categoria, specialmente nel concetto sociale oltre che professionale. Ci si incontra una volta l'anno e stavolta ci hanno fatto cosa gradita che Agrigento è stata scelta come sede per ospitare tutti questi colleghi che vengono da altre realtà. Sono convinti e sono contenti, sì, in maniera particolare della location del Palacongressi e della città in senso archeologico, perché non hanno visto granché, ma sì, diciamo ieri sera abbiamo avuto una cena con tutti i presidenti degli ordini della Sicilia più il Consiglio nazionale, che li abbiamo portati a Villa Atena nello spettacolo, cioè nello scenario immenso e insuperabile del Tempio della Concordia. Quindi oggi siamo casati questi degli ordini di Agrigento, perché abbiamo dato dimostrazione che anche ad Agrigento si possono fare le cose in grande e noi ci siamo riusciti.